Continuiamo con le nostre clip dedicate a questa prima prova del campionato motocross Motor Next Campania. Siamo al via dal drone delle classi veteran. Ecco qua, all shot del numero 731, Salvatore Angelone, gli amici Toto, che appunto taglia l'all shot di questa classe veteran. Over 40 è la sua categoria, over 50 per quanto riguarda gli altri 6 piloti in pista. In tutto sono 16 piloti in pista, con anche la presenza di Maria Assunta Pennacchio, unica rider femminile che è stata accorpata con i ragazzi, voglio dire i ragazzi della veteran, perché comunque quando si tratta di motocross siamo sempre tutti ragazzi, anche oltre i 60 anni. Allora, abbiamo visto e stiamo vedendo ancora un po' di immagini dall'alto, come stiamo facendo in queste clip. Il primo giro cerchiamo di guardarlo dall'alto anche per farvi vedere come si è presentato il circuito di Acerra in questa prima prova del Motor Next Campania Motocross, con Angelone che deve vedersela con il compagno di squadra Daniele Di Bari alle calcagna del pilota di Fuorigrotta, e poi alle sue spalle ci dovrebbe essere anche Gabriele Vitolo, se non erro. Dall'alto è un po' complicato vedere le tabelle e riconoscere i piloti, seppur conosciamo questi veteran da ormai più di 15 anni che seguiamo tutti questi piloti nel campionato campano motocross, che adesso da questo 2024 ha effigie Libertas con la Motor Next Campania, un campionato che vi ricordo è stato organizzato in poco più di 45 giorni, 300 licenze distribuite in Campania per le attività dell'off-road, ed è veramente un bel numero. Allora, scendiamo con le immagini di Vincenzo Bosso da terra, con Daniele Di Bari che cerca all'esterno di passare, Toto Angelone che resiste, e lì dietro Gabriele Vitolo si fa vedere con la tabella numero 559, mentre qui c'è il numero 741, Carmine Turco, di la classe over 50, che dovrà vedersela con Gennaro Sorrentino, Alessandro Scattini e Luigi Martello. Poi li citeremo un po' tutti in questa clip dedicata alle due manche delle classi veteran, con Toto Angelone che resiste alla carica di Vitolo e Angeloni. Abbiamo visto anche un frangente, anzi non, eccola qui, la nostra Maria Assunta Pennacchio, riconoscibilissima con la tabella 33 e questo 23, anzi chiedo scusa, questo bellissimo completo viola per la portacolori del team Kumarican Bike su Husqvarna, tabellata appunto 23. Fasi iniziali ancora che vedono protagonisti Toto Angelone e Daniele Di Bari, con Gabriele Vitolo a seguire per la classe over 40, mentre qui c'è l'immagine di Luigi Martello nella classe over 50, con altri piloti che seguono i battistrada. Vitolo nel frattempo ha avuto la meglio su Daniele Di Bari, avete visto il numero 559 che è sopraggiunto sul numero 44, passandolo e portandosi in seconda posizione in questa classe over 40, mentre sembra tener botta Toto Angelone in prima posizione, e mentre qui c'è il battistrada della classe over 50, Luigi Martello, seguito da Scattina, Carmine Turco. Poi abbiamo anche Gennaro Sorrentino con numero 137, un piacevole ritorno in questo campionato. Anche l'amico Mimmo Pasquarella e Michele Cordova a completare i piloti della Over 50, mentre nella Over 40 con Di Bari e Vitolo Angelone c'è Perillo, Capocotta, Nocera, Apuzzo, Cavaliz e Mezzone. Sperando sempre che tutti possano avere il proprio momento di visibilità in queste immagini che abbiamo raccolto quest'oggi. Intanto Vitolo si fa sotto a Toto Angelone, e veramente a un tiro di schioppo, avete visto nell'immagine precedente, mentre qui siamo ancora sui piloti della Over 50 con Carmine Turco, eccolo qua, 741, stoico pilota napoletano, e avete visto anche un'immagine Salvatore Perillo. Bella questa lotta davvero in questa prima manche dei piloti della classe Over 40, con Toto Angelone che cerca di difendersi come può dagli attacchi di e Gabriele Vitolo, che però poi ha la meglio. In realtà deve essere successo qualcosa in un momento non ripreso, perché Angelone, avete visto, è passato in quella immagine al terzo posto, superato da, appunto, da Vitolo e Di Bari, che a questo punto sono primo e secondo, con Angelone distaccato da un bel po' in terza posizione. Quindi deve essere successa
è successo qualcosa, qualche errore del pilota napoletano che ha dato così la possibilità a Vitolo e a Daniele Di Bari di portarsi in testa, con Di Bari che sta recuperando terreno rispetto al battistrada Vitolo. E qui c'è l'immagine di Angelone che li segue in terza posizione. Grande enfasi in questa prima manche, di questa prima prova del campionato motocross Motor Next Campania, con ancora un'immagine nella fase finale di questa prima manche dedicata a Vitolo e Angelone, che sono primo e secondo. Eccoli sul triplo centrale del crossodromo di Acerra, che sta ospitando questa prima prova 2024, e c'è la bandiera a scacchi di Ciro Borrelli su Gabriele Vitolo e Daniele Di Bari, che arrivano davvero vicini in questa prima manche. Li seguirà appunto Toto Angelone in terza posizione. Eccola qua la KTM 559 del portacolori del team Fashion Bike, e via via gli altri piloti a chiudere questa prima manche. Andiamo nel pomeriggio con il sole che ci ha un po' accompagnato. Gran giornata, devo dire, intorno ai 15 gradi, condizione perfetta per seguire una gara di motocross. Altro all shot di Toto Angelone, avete visto? Questa seconda batteria della classe Veteran. In questa immagine tutti i piloti che ci passano davanti dopo la curva della ferrovia per tornare poi nella parte centrale del circuito, con Angelone e Vitolo primo e secondo, Daniele Di Bari che li segue in terza posizione, poi c'è Gennaro Sorrentino e Luigi Martello primo e secondo per quanto riguarda la Over 50, seguiti da Alessandro Scattini e poi gli altri piloti. Ancora in testa il pilota numero 731 nella classe Over 40, Toto Angelone, che resiste agli attacchi di Vitolo e di Bari. Eccoli qui, i primi due piloti. Di Bari in realtà è un po' più distaccato in questo momento, quindi sarà probabilmente un discorso a due tra Vitolo e Angelone, con gli altri piloti anche dell'Over 50 che li seguono in questa seconda manche. Prima prova, vi ricordo, al campionato Motocross Motor Next Campania. Eccoli qui Angelone e Vitolo, i due compagni di team, con anche il terzo pilota del team Fashion Bike, Daniele Di Bari, a seguire Luigi Martello in questa inquadratura, primo nella classe Over 50, neanche tanto distaccato rispetto ai piloti della Over 40, quindi discorso aperto, diciamo per l'assoluta, ma in realtà sono due categorie diverse, e questo per far capire che comunque il ritmo si equivale tra i piloti della Over 40 e Over 50. È stato anche un bene suddividere, secondo me, soltanto in due categorie questa classe veteran. E qui c'è il passaggio poi di Vitolo ai danni di Toto Angelone, in un momento non ripreso dalle nostre telecamere. Il pilota numero 559 si è portato di nuovo in testa su Toto Angelone, tabella numero 731. E Daniele Di Bari a seguire. E poi di nuovo il passaggio, forse in fondo alla curva della ferrovia, di nuovo il passaggio di Angelone su Vitolo, e in terza posizione ancora Daniele Di Bari. Quindi anche in questa seconda manche bella la lotta tra questi primi due piloti nella classe Over 40, che hanno praticamente un po' concentrato la nostra attenzione, sperando in realtà che, insomma, tutti gli altri piloti abbiano avuto il loro momento di visibilità in qualche ripresa. Come qui per esempio Luigi Martello ancora in prima posizione nella classe Over 50. Quindi gran bella battaglia tra i piloti della Veteran Over 40 e Over 50, probabilmente lo spettacolo più interessante fino a questo momento. C'è anche qualche doppiato, il numero 25 Gian Gregorio Cavaliz, doppiato dai primi tre piloti della Over 40, impegnati in questo momento sul triplo del circuito di Acerra, mentre qui c'è un'immagine di Alessandro Scattina su Gennaro Sorrentino, che sono rispettivamente secondo e terzo nella classe Over 50. Tiene ancora botta Toto Angelone in prima posizione, con Vitolo e Daniele Di Bari, che però si sta facendo in realtà sotto ai due piloti che conducono questa seconda manche della classe Veteran Over 40. E poi in un altro momento non ripreso c'è il passaggio di Vitolo, avete visto, ai danni di Toto Angelone, che a questo punto si porta in prima posizione il numero 559, seguito
in realtà da Daniele Di Bari, che non è neanche tanto lontano. Ecco lì, qui due piloti si fa all'interno, Daniele Di Bari e passa, riesce a passare in testa con un bel sorpasso all'interno, traiettorie neanche tanto diverse, i due piloti erano abbastanza vicini, hanno seguito la stessa traiettoria, non avvalendosi quindi del Bob in questa occasione. Daniele Di Bari è riuscito a portarsi in testa, e poi eccolo qua, il numero 741 Carmine Turco, ripreso in questo momento in quarta posizione nella over 50. Poi ovviamente bisognerà tirare fuori le due classifiche, si fanno anche, ci sono anche dei doppiati adesso davanti con Daniele Di Bari, che dovrà vedersela con un po' di piloti che sono davanti. In questo momento poi può succedere tutto, perché se un doppiato poi tarda a farsi passare, cioè il problema di farlo, però in realtà no, non è accaduto niente, le posizioni restano invariate, i doppiati si sono fatti passare. Daniele Di Bari, che ha avuto quel bel sorpasso, quel bel guizzo proprio in questo punto prima, passando Gabriele Vitolo, è ancora in testa, in realtà sta anche guadagnando terreno rispetto al pilota numero 559. E poi c'è la bandiera a scacchi, appunto, che decreta, sancisce la vittoria di Daniele Di Bari, che si complimenta anche con Vitolo per questa effettivamente bella manche nella over 40. Al terzo posto c'è Toto Angelone, mentre per la over 50 ci sono Martello, Sorrentino e Scattina sul podio. Allora, prima manche, una partenza non bellissima, però hai tenuto botta, e poi la seconda manche non ce n'è stato per nessuno. Sì, comunque due partenze quasi avanti, bello, mi sono divertito, avevo un po' le braccia dure, però poi mi sono sciolto, specie la seconda stavo meglio fisicamente. Senti, il modo migliore per iniziare questa stagione, no? Certamente, sì, vincere è sempre bello. Senti, però manca qualche tuo compaesano, eh? Ma è stato fortunato oggi. È stato fortunato, sei tu che devi dare più gas. Sì, è andato a qualche allenamento fuori, cioè è andato su a girare per provare bene la moto. Magari lo aspettiamo, gli lanciamo. Certamente. La prossima, Corrado, ci sarà. Ciao Davide. Grazie, ciao. Allora Luigi, complimenti, perché qua insomma c'era un bel fiofiore di piloti campani storici. Storici, un po' come me, però voglio dire... devo dire, non me l'aspettavo, però è stata una bella gara, molto soddisfacente, la pista era perfetta, quindi un ringraziamento particolare a chi mi ha accompagnato, che ci siamo svegliati all'alba per stare qui, però mi sono veramente divertito, perché ripeto, non me l'aspettavo dato gli infortuni precedenti, però benissimo. State divertissimi. Sicuramente. Grazie, complimenti. Grazie, ciao. Big Bike, American Bike, signori e signori. Correre con i veteran è difficile, ma anche l'anno scorso correvi insieme ai veteran? L'anno scorso ho corso con i rider, quest'anno hanno preferito i veteran, mi trovo più a mio agio, mi diverto sempre come al solito, loro sono educati, io sono corretto ed educato con loro, quindi va bene così, io mi diverto sempre. Senti, chi dobbiamo ringraziare? Fuori giri sicuramente, il mio team Nicola Di Luccia, insomma ringrazio tutti. Perché sono tutti amici. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao.